La maggior parte delle persone non è mai in grado di spingersi oltre e di sfruttare appieno il proprio potenziale a causa della paura. Può trattarsi di paura del rifiuto o di paura del fallimento. Aumenta la resilienza, la motivazione, la forza d'animo, la resistenza e la concentrazione in modo da poter superare i momenti difficili e raggiungere i tuoi obiettivi. Immagina di sentirti al settimo cielo mentre ti alleni per una maratona, senza mai saltare gli allenamenti perché sei troppo stanco o troppo impegnato. Immagina di mantenere i tuoi livelli di energia per tutto il giorno e di svegliarti finalmente prima che la sveglia suoni alle 6 del mattino. Immagina di sentirti pieno di energia e di salute, di correre per strada e di sentirti in cima al mondo. Immagina la fiducia in te stesso che proverai per essere finalmente in grado di vivere la tua vita fuori casa senza limitazioni, senza limiti. Come ti sentiresti se l'esercizio fisico non fosse un obbligo ma diventasse parte del tuo stile di vita? Come ti sentiresti se rimanere attivo diventasse più facile che stare seduto? Come ti sentiresti se raggiungere tutti i tuoi obiettivi fosse più facile del previsto? Per aumentare la tua resistenza, ci sono tre cose da fare. Primo, assicurati di mangiare cibi sani come verdure e carni magre, non cibo spazzatura come biscotti o patatine fritte. In secondo luogo, assicurati di dormire a sufficienza ogni notte, in modo che il tuo corpo abbia abbastanza energia per affrontare la giornata. In terzo luogo, assicurati di fare esercizio fisico regolarmente in modo che i tuoi muscoli siano in grado di sopportare più di quanto potessero fare prima, questo ti aiuterà a sviluppare la tua resistenza in modo da poter continuare a lavorare più a lungo di prima. Ci sono molti modi per aumentare la resistenza, ma tutti hanno una cosa in comune, richiedono dedizione e persistenza per un lungo periodo di tempo, di solito mesi. Non vedrai i risultati da un giorno all'altro, ci vuole duro lavoro e perseveranza. Ma se sei disposto a impegnarti, ti assicuro che alla fine ne varrà la pena. Ricorda queste tre parole, chi va piano va sano e va lontano. So che quando si tratta di allenarsi, la maggior parte delle persone vuole una soluzione rapida, ma la verità è che se vuoi ottenere risultati duraturi, devi impegnarti. Aumentare la tua resistenza richiede tempo e dedizione, non c'è modo di evitarlo. Ma se sei disposto a impegnarti, ti assicuro che i risultati ne varranno la pena. Quindi, se stai cercando un modo per aumentare la tua resistenza, sia in palestra che a casa, ecco i miei tre consigli principali. 1. Tieni traccia di quanta attività fisica svolgi ogni giorno in modo da poter vedere i miglioramenti ottenuti nel tempo. 2. Fai delle pause tra una serie e l'altra in modo da non esaurirti troppo velocemente. 3. Bevi molta acqua durante la giornata in modo che i tuoi muscoli rimangano idratati e non diventino troppo gonfi o rigidi a causa dello sforzo. Attiva la tua voce interiore ed ogni volta che senti che stai per cedere, urla dentro di te: non mi arrenderò oggi, non mi arrendo ora, non mi arrendo adesso, resisterò un altro minuto, un'altra ora, un altro giorno, non è questo il giorno della sconfitta. Una voce dentro di te urla: resisto un altro minuto, un'altra ora, un altro giorno, oggi non mollerò. Ripetilo costantemente e fallo diventare un mantra.